Sull'Appia antica, oltre la tomba di Cecilia Metella, si trova una villa dall'aspetto tranquillo e riposante. Ma ecco che un abbaiare festoso di cani interrompe l'arcadica serenità del luogo. Sono i fidi custodi di una castellana che tutti riconoscono ormai come la più bella donna del mondo. I cuccioli, intanto, lottano sull'erba del prato con un occhio all'avversario e l'altro agli esperti genitori che svelano loro il segreto di finte e controfinte. Ora pare che basti. Forse è meglio fare quattro passi. È davvero piacevole giocare così all'aperto quando l'aria è tepida e il sole regala riflessi splendenti alle mille piccole cose che adornano l'albero natalizio preparato in giardino. Un albero costretto a chiedere alla bambagia un po' di nordica atmosfera e lieto di offrire i suoi doni ai piccoli amici di Gina Lollobrigida. Piace l'albero? Eh? È bello, no? E i regalini? Sì, eh? Vuoi l'orsacchiottino? No. Ah, lo vuoi anche te? Eccone un altro d'orsacchiotto, tieni. No, è mio. Ah, è tuo. E a te piace la bambola? Eh? Non ce n'è. Prendi più la bambola. Non ce n'è più questo? Di quegli orsacchiotti? Sì, ce ne sono tanti. Mettigli il vestitino, tieni. Vuoi la bal? Sì. No, c'è il vetro. C'è il vetro? Allora non la vuoi la bal? La bal la vuoi ancora. Cosa vuoi allora? L'orsacchiotto? Un altro orsacchiotto? Sì. Eccolo qua. Vieni. È arrivato. Oh. C'è un po'. Ce ne due. Natale è bello soprattutto per questo. Perché anche con poco si può far felice un bambino. Basta qualche dolce, qualche giocattolo. Ed il mio desiderio più grande sarebbe che tutti i bambini del mondo fossero felici come lo sono questi miei piccoli amici. E da voi, cari amici spettatori, il mio più affettuoso augurio di Buon Natale.